Ciao Nausicaa! Ciao. No, io come ti ho detto, cioè, a me piace Nausicaa, però Giulia, perché? Cioè, Nausicaa, cioè, da dove arriva questo nome? Allora, questo è un nome che è arrivato negli anni, non è scritto sul mio passaporto, perché io non ho fatto subito il fotografo. Ho iniziato a fotografare che avevo circa 30 anni e avevo scritto parecchio. L'altro E ieri, quando, quindi. no, ormai 9 anni fa, e scrivevo tantissimo, scrivevo dei romanzi, dei racconti, e c'era questa donna che si era un po' formata scrivendo, di cui io scrivevo tantissimo, che si chiamava Nausicaa. E non mi sono mai accorta che questa era la donna che io volevo diventare. E quindi quando ho cambiato vita, sono diventata una fotografa, sono andata a vivere negli Stati Uniti, ho deciso di prendere anche quel nome. Ok, c'è vabbè, un racconto di Miyazaki, cioè Nausicaa nella valle del sì, vento. che mi piace È tantissimo bellissimo. Nausicaa. Va bene, ok. Allora, oggi parliamo della tua serata, e che faremo martedì 30 gennaio, dalle 19 fino a 21, 21:30 più o meno. Cosa si tratta questa empatia? Cosa vuoi parlare di empatia? Allora, la serata si chiama Una via per l'empatia. E parla in realtà delle nuove tendenze della documentaristica. Quindi empatia come contrario di vittimismo, per esempio. Parte da quella che è la critica postmoderna di una documentaristica che è quasi una pornografia del male della povertà e i danni che quel tipo di documentaristica faceva, per invece prendere più consapevolezza di altre possibili risposte. Quindi è davvero un tuffo nella contemporaneità e nel modo di raccontare nuove storie per poter coinvolgere l'audience. Interessante, questo è molto interessante. Quindi riesci a condurci nel mondo in 2 ore? Beh, penso che Con la tua sia voce davvero sì, cioè, intenso. intanto io sono grandissimo appassionato della tua voce, il tuo modo di raccontare, e che, non so, cioè, suona, cioè, proprio entra nella, cioè, proprio. Io sono veramente il tuo fans. Dicono che ho una voce dolce e un po' ipnotica, però bisogna stare attenti, perché con Perché? questa voce in realtà muovo moltissime critiche, smuovo gli animi, faccio pensare e quindi le persone escono poi da queste serate davvero a volte ribaltati, spettinati. No, che è bellissimo anche questo essere riportato, cioè, allora. Sì, riportato in un mondo sconosciuto che crea uno sconvolgimento mentale che secondo me è molto interessante, e anzi, probabilmente lo scopo di queste piccole serate è proprio quella, no? Sì, assolutamente. Poi noi siamo fotografi, quindi per noi è fondamentale guardare le cose da più punti di vista, no? Provare a Certo. ribaltare gli stereotipi, i cliché, l'ovvio, essere creativi, fare innovazione, raccontare temi magari vecchi, però in modo nuovo. Certo, perché poi fondamentalmente arriviamo sempre perché facciamo le foto, cioè il desiderio da dove nasce, come nasce, il perché nascono questo desiderio di documentare il sentimento, e che scopo avranno queste immagini, queste fotografie per te, per il tuo futuro, perché dal momento che scatti, quel scatto diventa passato, quindi l'hai fatto per il tuo futuro. Sì, è piuttosto interessante questo tema, l'empatia. Credo che abbiamo bisogno di avere più mente ordinata, cioè le domande più dirette da fare, il perché. Sì. Quando uno ha uno scopo ben preciso, secondo me
svariando, perché io svario anche come fotografando, non sono fotografo e quindi non riesco mai a realizzare ciò che proprio desidero, che esprima esattamente, ma non ha nessuna importanza. Se io ci metto tanti pensieri nel scatto, anche scatto svariato potrebbe avere grande senso per me, perché contengono comunque i miei messaggi dentro. Quindi, se questa immagine svariata tecnicamente o che non sia bella, però se contenesse tanti miei messaggi e che mi richiama dopo anche anni, già una buona parte dello scopo è raggiunto. Se qualcuno che io amo e che riescono a leggere quei messaggi nella immagine svariata, perché no? Cioè, probabilmente ci riescono perché mi amano, perché io amo. Può darsi, non lo so. Però Comunque. è davvero magico come la nostra relazione con il mondo e il modo in cui guardiamo spesso arriva nelle fotografie. Bene. Poi è un'altra serata, È una giornata, è un giornata workshop. workshop 10 febbraio, 10 sabato febbraio. 10 febbraio. Cos'è jump? Cioè salto. Il salto. Allora, è un titolo ambizioso. Però mi sento davvero di essere uno di quegli insegnanti che può permettere a un fotografo di fare il salto da fotomatore, persona magari che ha lavorato per tanto tempo a un progetto, ma non sa come farlo, non sa come condividerlo, non sa come completarlo, e un autore invece che è cosciente di quello che ha fatto e continua a lavorare, sa quali sono i prossimi passi e poi riesce a condividerlo questo progetto. Cioè una evoluzione anche qua è sconvolgimento, È sicuramente un passo davvero importante verso la maturità come ok, autore e fotografico. quindi anche partecipanti possono essere non solo anche appassionati, anche per i fotografi. Sì, anche dei fotografi che hanno magari dei lunghi progetti a cui non riescono a mettere la parola fine, che non riescono a quagliare. So che è molto diverso il momento dello scatto dal momento della consapevolezza, della lettura, della selezione, dell'ordine e della presentazione del proprio lavoro. E quindi è un passo successivo, ma è un passo molto E importante. certo, perché probabilmente lì c'è una linea tra amatoriale e professionale, cioè un prodotto da presentare, un prodotto da vendere, un prodotto di richiamo, un prodotto di è una esclamazione o cioè annuncio, Certo. perché andiamo è un prodotto da presentazione, presentare. Sì. E un tempo c'erano magari molti foto editor che potevano prestare attenzione al lavoro di fotografi più Dove giovane, sono, ma cioè, finiti adesso i è foto molto più editor? difficile, è molto più difficile. Ci sono davvero molte più barriere anche solo a poterli incontrare. E a Certo. volte in una portfolio review tu hai 15 minuti per far vedere un progetto, Certo. a volte non sai neanche come arrivare a quella portfolio review, come prepararti per quell'incontro con un Certo. giornale, con un photo editor o con una galleria. Sì. Lo scopo di quella giornata, di questo workshop, è davvero fare una giornata molto pratica, con degli insegnamenti teorici applicati sempre al lavoro dei partecipanti e arrivare davvero al punto di poterlo presentare e poterlo completare questo Ok. progetto. Quante persone quindi Abbiamo al detto un massimo? gruppo ristretto, quindi direi massimo 10. Sì. Massimo 10, quindi poche persone, una giornata intera di intenso lavoro. Quindi questa è sempre, basta contattare eventi, inviare mail a eventi@neodocamera.it e che Giordano che risponderà. Sì. Ah, quanto costa quota di partecipazione? 130 già. 130 euro. Sì, Poco. credo che sia poco per il valore aggiunto che daremo ai E beh partecipanti. sì, se uno cioè, fa questo salto
da quella per sé e per cioè andare a qualcosa da proporre. Ma poi spesso, specialmente se hai fotografato per tanti anni, sei quasi perso, perché è diventata una conversazione tra te e te, dove le indecisioni e le incertezze diventano dei massi pesanti. Il mio compito davvero è quello di rimettere in forma il fotografo, rimettere in forma il progetto e portarlo avanti, portarlo alla conclusione. Ah, ok, e quindi questi due diciamo, eventi sono a scopo totalmente opposto quasi. No, opposto no. No, opposto no, perché fanno parte comunque della stessa Certo, visione e sì. comunque di un percorso professionalizzante verso la Certo, fotografia. non andiamo a approfondire. Va bene, ti Approfondiremo ringrazio. nelle Sì, serate, nel workshop. esatto. Va bene. Grazie, grazie della tua attenzione e della collaborazione. Grazie a voi.